che figura subito in prima linea con Giroft, che invece parte bene rimanendo nella corsia lungo lo steccato. Sui primi anche Princess Girl che avanza e anche Pandar che supera Ekin e si porta in primissima linea, una primissima linea in cui c'è anche Cry of Liberty, con Pandar al largo e Giroft per corsie più interne, tra i due Cry of Liberty, poi United Color, Princess Girl, lì dentro anche Airspace, Ekin e laddove che chiudono il gruppo, è il leggero vantaggio Cry of Liberty ai 400 attaccata da Giroft che scatta, Pandar di fuori che supera Princess Girl, prova a proporsi, poi ancora lo stesso United Color con Giroff che fugge in corda sotto l'attacco di Pandar che all'ultimo farlo non ci prova, tra i due Cry of Liberty, Giroff ancora in vantaggio e allunga in maniera assolutamente sicura verso la meta, Giroff il vecchione che viene a vincere su Pandar che viene avvicinato ad United Color per la miglior piazza. Giovani fermati da Giroft in ascesa, Pier Antonio Convertino a segno con il targato Rima del team Marcialis al training.